i 5 champions più odiati. Dunque, dove dobbiamo iniziare questo video? Ah, allora, premessa, questi sono i 5 champion che io odio di più. Quindi voi potreste dire, ok, sì, effettivamente ci stanno. E potreste anche dire, no, che cazzo hai detto, è una cavolata di merda. Sono i cosiddetti champion di merda, quelli che tu non vorresti mai trovarti contro, perché speri di poter vincere la partita e invece ti trovi uno di questi champion e la perdi. Partiamo subito. Non importa quanto voi farmiate, non importa se voi fate qualcosa o non fate un cazzo per tutta la partita, arriverete a prendere quella kill in bot lane, quella kill in top lane, quella kill in mid lane. Boom, finita la partita. Diventate delle macchine mortali, assurde, impossibile. Ma veramente basta soltanto una GG per bloccarlo, Master Yi? No, ormai i Master Yi sono imparati e devono farsi la QSS, la Quicksilver, quella schifo di cosa, oggetto. L'unico modo forse per counterarlo è invadere nel early game. Ma non lo fa nessuno. Hanno tutti il cazzo corto. Nessuno gli va di andare a suicidarsi nella giungla nemica. Oh mio Dio, mi invado. Seriamente, Riot? Seriamente? Un champion che si rende immune a tutte le CC con la sua ultimate e che fa danni senza avere un oggetto di danno comprato, solo tank, impossibile, fa danni puri con la... Che cosa? Come vi è saltato in mente di fare un champion del genere? Ha una Q che se la tira, la raccoglie, ce l'ha subito di nuovo, è impossibile, puoi chasare alla morte, non puoi essere slowato, non puoi essere stunnato, non puoi essere firato, non puoi fare nulla contro di lui, nulla, se non ti prendono al Q. Per non parlare poi del suo lifesteal, la W da un attack speed, un lifesteal stupidissimo, impossibile. Se giochi Teemo devi morire. Sì, basta, solo quello. Devi morire e basta. E niente, un champion che senza oggetti, a livello 6, può one shotarti con una combo. Normalissimo, non importa, nerfategli tutto, nerfategli quello, nerfategli quell'altro. È stata nerfata mille volte Irelia, è incredibile. È uno dei champion con più nerf ed è ancora un fucking top tier. Riesco a nerfargli tutto, tranne quella cosa principale, ovvero il cazzo di stun. Lei ha un HP meno di te, non importa, ti usa la E addosso. Hai 2 secondi e quanto non lo so, non mi ricordo, di stun per fare il cazzo che vuoi. Non è normale, non è normale. Senza considerare il fatto che con la Q lei potrebbe tranquillamente saltare su un minion e poi saltare su di te, quindi non importa quanto indietro giochi, lei può comunque arrivare su di te in qualsiasi modo. Muori per forza, arrivi al 6, lei arriva al 6 e muori. Oh mio Dio! Allora, Illaoi, dire che è un champion per handicappati è poco. Allora, andiamo per ordine. Allora, una Q che ha un buon range e tila ogni volta che hitti un nemico. Una W che ha un reset dell'auto attack e che, se per caso ci sono 1000 tentacoli intorno a te, una W basta per farti circa 3/4 di vita. Maxi la E? Non c'è problema, ti diamo un cooldown che è pari a quello di una banana monca, che sembra quella della Q di Yasuo. Dici, cazzo, veramente, Max Olay, a questo punto ho vinto la partita così. Max Olay, uso la W sulla copia e ti faccio 3/4 di vita. Un game è stato così, veramente, lei mi grabbava, incredibile, non so, era a metà partita circa. Lei mi grabbava la copia, faceva 1100 di danno uccidendo la copia. Come fai? Non è possibile. Ma questa non è nemmeno la cosa più scandalosa. La ultimate, se il Laoi prende il 6, diventa ingancabile. È impossibile. Io lo dico, quando sto contro il Laoi, se sono in top lane, scrivo al mio jungle, don't gank top. Lo so già che lui viene top lane e moriamo in due. Per forza, moriamo in due. Spamma tasti a caso e muori. Ragazzi, fatemi sapere qual è la vostra nei commenti, mettete like se il video vi è piaciuto, a 50 like avremo il prossimo episodio, la prossima top 5 di quel che cazzo vi pare a voi, consigliatemi nei commenti, iscrivetevi al canale, woo! E bella!